Buonasera a tutti gli audiospettatori della Web Radio TV, Agenzia Stampa Italia. Oggi il focus lo facciamo sull'Umbria e siamo in collegamento con l'onorevole e presidente del movimento politico Umbro, Libera, il movimento Umbro, Blu, Bella, Libera Umbria. È un Corretto. movimento molto attivo. È un movimento molto attivo che ha anche un gruppo importante consiliare nel capoluogo di regione, Perugia, dove la consigliera comunale con deleghe infrastrutture ex urbane è molto attiva e mi riferisco a Francesca Renda. E anche ha diciamo, una delega per le produzioni cinematografiche. Non a caso, da sempre lei ha anche sponsorizzato un festival che viene fatto dal dottor Corvi, che è un festival importante che sta portando personaggi importanti a Perugia e nella regione Umbria. La Umfestival. Sì, un festival, giustamente me lo ricordava lei. Siamo con lei ad affrontare dei temi importanti che vanno come togliere dall'isolamento una regione, il cuore verde dell'Umbria, e come essere propositivi e come attirare turisti, come attirare il turismo, ma soprattutto non solo di prossimità, ma anche quello internazionale quando l'emergenza Covid sarà superata, e anche in prospettiva con i fondi europei. Lei è una paladina dei fondi europei, chiederò, lei che è un'esperta. Lei che è anche un'esperta sulle innovazioni, il digitale, quindi ci sono tante novità di cui lei ci parlerà. Partiamo subito, perché io lo ricordo, sono notorie le interrogazioni e le battaglie libertarie che ha fatto, contro l'Umbricellum, cioè ha fatto delle battaglie che sono state all'avanguardia, ha presentato interrogazioni ed interpellanze relative al sistema delle infrastrutture ferroviarie e viarie dell'Umbria, e il potenziamento dell'aeroporto internazionale dell'Umbria di Perugia, San Francesco d'Assisi. È stato inoltre fin dal 2015 tra i promotori del progetto per allacciare la regione Umbria all'alta velocità, proponendo l'attenzione dei Frecciarossa Perugia-Milano, che ha iniziato le corse proprio a febbraio del 2018, dove è stata una paladina. Me lo ricordo che ha sempre perorato questa causa. I risultati sono visti, nonostante l'orario difficile, la mattina alle 5, però ha avuto un ottimo riscontro. Allora partiamo subito dal Frecciarossa. La conferma del Frecciarossa che ha avuto è positiva e secondo lei c'è margine per poter fare meglio per isolare l'Umbria e l'alta velocità? Come si potrà ottenere? Prego. Abbiamo ottenuto un risultato molto importante perché in epoca, diciamo, di coronavirus, comunque il Frecciarossa è stato confermato. Parte da Perugia la mattina molto presto e ritorna da Milano, arriva a Torino e poi ritorna la sera tardi. Ed è stato confermato fino a dicembre. Adesso quello che noi chiediamo un grande impegno dei parlamentari umbri per fare interrogazioni al governo per capire perché i nostri costi, cioè Trenitalia fa a noi dei costi sul Frecciarossa che sono notevolmente più alti di quelli che per esempio paga la Calabria. Però purtroppo in questo periodo l'Umbria soffre di carenza di crescita. Quindi abbiamo bisogno di avere la stessa attenzione in termini di crescita delle nostre infrastrutture che ha la Calabria. E quindi abbiamo bisogno di tutto il fronte dei nostri parlamentari che, come ho fatto io, che ho fatto battaglie perché alla fine il ministro dicesse sì, il Frecciarossa, siamo favorevoli a Frecciarossa che passa per l'Umbria, ci sia il governo che dica l'Umbria è una regione che soffre di problemi di sviluppo dovuti all'isolamento, dobbiamo considerare l'allaccio con il Frecciarossa e con altri Frecciarossa con più attenzione e con un piano che ci renda sopportabile la tariffa che Trenitalia ci chiede di pagare.
Quindi ci vuole un grande gioco di squadra. Io non so se voi avete visto il piano delle infrastrutture strategiche del governo. C'è una strada, la strada che è importantissima, che collega Terni, collegherebbe Terni poi a Civitavecchia, quindi benissimo. Però se andiamo a vedere una regione ben poco più grande di noi, l'Abruzzo, è molto più rappresentata nel piano, perché io ho visto i miei colleghi abruzzesi, quando ero in Parlamento, muoversi tutti insieme per difendere le ragioni dell'Abruzzo. E questa cosa deve succedere anche in Umbria. Ci sono alcuni temi di sviluppo fondamentale che devono essere giocati insieme, perché altrimenti, piccoli come siamo, se non giochiamo insieme, è chiaro che saremo sempre la parte perdente, soprattutto negoziando con Trenitalia, che è un colosso. È vero, mi risulta anche che i parlamentari delle Marche sono molto uniti quando si tratta di portare treni, portare aerei, portare infrastrutture, insomma, sono molto uniti, cosa che giustamente lei rileva. A testimonianza della sua lungimiranza, il fatto uno studio dell'Umbra Hour che dice che nel post-Covid-19 saranno strategiche le infrastrutture ferroviarie e l'aeroporto internazionale San Francesco d'Assisi, l'aeroporto dell'Umbria, cioè di Perugia. Ecco, lei ritiene come si può far decollare questo aeroporto e in seconda istanza come giudica lei il fatto che le nomine siano state posticipate, queste nomine del CDA della SASE, e come mai l'ex assessore del comune di Perugia, che oggi è assessore lo stesso regionale, e mi riferisco a Fioroni, Michele Fioroni, aveva tuonato circa un anno fa contro il CDA della SASE per non aver lanciato. Ora, come possiamo giudicare, come viene giudicato da lei il fatto che c'è questa dilazione nel tempo per le nomine quando i risultati sono quelli che sono? Ha tante potenzialità, così come i studi rilevano l'aeroporto strategico, e lei l'aveva più volte sollecitato, ma comunque si tergiversa sulle nomine. Secondo lei perché? Allora, parto dalla questione strategica. Cioè, l'Unione Europea già nel piano 2014-2020 aveva rilevato la strategicità degli aeroporti, aveva rilevato che ci sarebbe stata una crescita di traffico e soprattutto aveva messo in guardia sull'importanza dei piccoli aeroporti, come è il nostro. Quindi già dal 2014 noi avremmo dovuto avere la consapevolezza che l'aeroporto era strategico. In realtà abbiamo avuto la giunta precedente che a un certo punto, addirittura dopo aver investito nel 2012 40 milioni di euro per farlo ristrutturare, la Gao Lenti, nel 2016 dice che non ci possiamo più permettere un aeroporto. Perché? Perché noi siamo umbri, siamo troppo pochi. Ma noi eravamo troppo pochi anche nel 2012 quando decisero di ristrutturarlo. E qui c'è il primo punto. Un aeroporto non serve solo per muovere le persone della regione, ma serve soprattutto per far arrivare. Quindi, se noi pensiamo che una piccola città come Brindisi, che è la metà di Perugia, muove 2 milioni di passeggeri, immaginiamoci cosa possiamo fare qui in Umbria, che abbiamo una regione di un interesse culturale, storico, artistico, religioso impressionante. Quindi l'aeroporto deve essere considerato all'interno di una strategia di marketing, legato a una strategia di marketing territoriali, ed è importante che facciamo investimenti. A questo punto mi faccio da sola l'obiezione che mi fanno di solito, perché quando io parlo di Brindisi mi dicono ma in Puglia c'è il mare, e io rispondo sì,
però hanno in Puglia hanno fatto un accordo con Swissair di 12 mesi, quindi con svizzeri e pugliesi che vanno avanti e indietro per 12 mesi, quindi non mi direte che a dicembre c'è qualcuno che va al mare, no? Quindi evidentemente la Puglia è stata molto brava a legare il suo territorio anche a un turismo che non è stagionale e che non è marino. Quindi se ci sono riusciti noi, ma vogliamo che non ci riusciamo noi, bisogna solo avere la volontà politica. Volontà politica che noi pensavamo avesse questa giunta, che abbiamo appoggiato. Noi abbiamo appoggiato il rinnovamento in Umbria e lo abbiamo fatto proprio perché contavamo in una nuova visione per quanto riguarda sia il Frecciarossa e sia lo sviluppo dell'aeroporto. Quindi siamo rimasti molto sorpresi quando abbiamo visto che l'orientamento sulla scuola di volo era lo stesso, perché ci saremmo aspettati un approfondimento molto più serio. Perché? Perché innanzitutto il progetto ha due proponenti che sono due persone normali e bisogna verificare se due persone normali, voglio dire due persone normali, due consulenti, quindi non due imprenditori, non due esponenti dei fondi, che sono persone che generalmente fanno queste operazioni, sono due consulenti che si propongono con una società che ha un capitale di 10.000 euro, che al momento in cui noi abbiamo chiesto la visura camerale era inattiva e che non hanno dichiarato chi sono i finanziatori. Hanno parlato genericamente di fondi inglesi immobiliari. Quindi, come si fa a dare seguito a un progetto che io definirei un po' fantasma, perché i finanziatori non si sa chi sono. Il documento sulla base dei quali si basa tutta la serietà dell'operazione, che è il protocollo di intesa firmato con ENAC, noi l'abbiamo chiesto molte volte, ma non si trova da nessuna parte. Sul sito del Ministero c'è un protocollo che è firmato, c'è la firma della sola SASE. In più, come lei diceva molto bene all'inizio, c'è una conferenza dei servizi che ci deve dire se tutto il procedimento deve essere assoggettato a VAS. Se sarà assoggettato a VAS, ci vorrà almeno un anno per verificare se effettivamente sarà possibile costruire all'interno dell'aeroporto. Allora, che si fosse annunciato il 17 luglio, quindi tra 4 giorni, in pompa magna, la firma di questo progetto fantasma, invece di magari convocare i giornalisti per parlare della situazione dell'aeroporto, di quanti soldi si vogliono investire nell'aeroporto, del piano di rilancio, di come fare ad affrontare e andare oltre il pre-Covid, come sta succedendo in altri aeroporti. Per esempio, segnalo che è un aeroporto molto attivo, che ha avuto subito l'obiettivo di ripartire, è stato l'aeroporto di Palermo, che collegherà 70 destinazioni. Quindi questo per dirvi che sono le cose che noi diciamo, sono tutte fattibili. Ecco, quindi ci siamo molto sorpresi di questa firma del 17 luglio, di questo contratto sul nulla, perché, ripeto, non ci sono allo stato attuale elementi che ci possano far credere che il progetto sia reale, e quindi siamo stati molto sollevati dal sentire che l'ENAC oggi ha, secondo quello che ha dichiarato la SASE, la società di gestione dell'aeroporto, ritirato la sua disponibilità a firmare, dicendo che ci sono ancora dei punti del contratto da chiarire. Siamo veramente sollevati perché abbiamo del tempo per fare le valutazioni, c'è del tempo perché la conferenza dei servizi compie il suo corso e perché le decisioni vengano prese dopo che la conferenza dei servizi compia il suo corso. E qui adesso arriviamo al CDA.
Il CDA era scaduto l'anno scorso, è stato prorogato di un anno. Al termine della scadenza della proroga di un anno è stato riprorogato di un mese e scadrà il 23. Ora io non so perché l'assessore Fioroni abbia cambiato idea. Io però dico questo. Vi ricordate le vicende precedenti di Flybolare? Cosa è successo con Flybolare? L'aeroporto di Perugia, il CDA, il direttore dell'aeroporto di Perugia avevano fatto un accordo, ci doveva essere un volo operato dall'aeroporto di Perugia che trasportava gli umbri e i turisti in varie destinazioni. Questo volo non è mai partito, anzi l'imprenditore è stato arrestato con l'accusa di riciclaggio. Erano stati anticipati 500.000 euro e ne abbiamo avuti indietro solo 250.000. Che fine hanno fatto questa storia? Che fine ha fatto? Ma c'è un'indagine in corso da qualche parte, perché sono soldi pubblici. La Corte dei Conti dovrebbe in qualche modo vigilare. Anche perché Ricci aveva dichiarato che aveva fatto un esposto su questo, il consigliere Ricci ai suoi tempi. Quindi rimaniamo in attesa di avere risposte su questo. Poi Flymar, che ce la ricordiamo, ha lasciato a terra, era partita, aveva lasciato a terra dei passeggeri e addirittura avevano dovuto mandare un aereo a riportarli a casa perché erano rimasti tutti in Sardegna. Poi ci ricordiamo la vicenda della Cobrex, sempre questa gestione dell'aeroporto aveva fatto un accordo con una società rumena che aveva un aereo che era uscito fuori di produzione nel 1999, quindi uscito fuori di produzione da quasi 20 anni. Dopo 3 mesi di prevendita di biglietti aveva venduto 8 biglietti e anche questo progetto è fallito. Rimaneva la scuola di volo. Ora è chiaro dalla mancata firma dell'ENAC che anche su questo progetto c'è più di un punto interrogativo. Quindi io dico che è il momento di cambiare il CDA. E non solo, vorrei anche rilevare che il presidente Cesaretti, al quale faccio gli auguri per questa sua nuova nomina, è entrato nel consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio di Perugia, della fondazione della Cassa di Risparmio di Perugia. La fondazione della Cassa di Risparmio di Perugia è un ente finanziatore dell'aeroporto e ovviamente c'è un conflitto di interesse che addirittura è chi fa parte del consiglio di amministrazione della fondazione non può sedere in consigli di amministrazione di società enti che sono beneficiate ovviamente dalla cassa, dalla fondazione. Quindi è ovvio che ci sono ragioni di opportunità di risultato e ragioni di opportunità rispetto delle regole che fanno sì che è giusto e è sano che il 23 si rinnovi il consiglio di amministrazione. Consiglio di amministratore e anche la gestione della direzione, il direttore generale, tutti? Questo fa parte del cambio di strategia. Quando c'è un cambio di strategia, una organizzazione valuta quali sono le migliori competenze al servizio di questa strategia. Quindi è il cambio di strategia che ne discende. Benissimo. Quindi maggiore attenzione, bisogna fare maggiore attenzione per quanto riguarda l'aeroporto, cambiare il CDA, farlo il prima possibile.
allora sorge il dubbio che le nomine venivano fatte prima per avere prima l'approvazione del progetto della scuola di volo, mi sembra, sì, di capire. Su questo può essere anche comprensibile, perché essendo falliti tre progetti prima, posso comprendere che desiderassero completare almeno un progetto, però è venuto meno anche questo progetto. Io penso che a questo punto dobbiamo prendere atto che c'è una lunga strada da intraprendere sull'aeroporto, e noi contiamo, perché poi il punto vero, nevralgico, l'azionista di maggioranza è la regione. Quindi, con Sviluppo Umbria. Con Sviluppo Umbria, e quindi è l'orientamento della regione sulla funzione che l'aeroporto deve avere per lo sviluppo. È questo, perché cioè, questo CDA si è trovato a lavorare con poche risorse, diciamocelo, perché la precedente gestione riteneva che l'aeroporto dovesse chiudere. La precedente giunta regionale riteneva che l'aeroporto dovesse chiudere. In una maniera incongruente, quindi, prima finanzio il progetto dell'aeroporto, lo faccio cementificare, lo faccio fare nuovo e dopo non lo faccio lanciare. La cosa straordinaria è che prima ristrutturo tutto l'aeroporto e chiamo Gaio Lenti. Dopo 4 anni dico che l'aeroporto è da chiudere, e poi ci faccio di fronte ad Assisi, faccio costruire 45.000 metri quadri di edifici, un ristorante, i dormitori per i piloti. Allora, noi non siamo astrattamente contrari a un progetto di questo tipo. Quello che abbiamo detto più volte era perché dovevamo costruire dentro all'aeroporto. Cioè, ma i piloti li vogliamo far dormire con gli aerei o vivere con gli aerei che arrivano e che partono? Intorno all'aeroporto, è a Ponte San Giovanni, nella zona industriale, in altre zone, è pieno di terreno già edificato che potrebbe essere recuperato per queste funzioni. Quindi benissimo la scuola di volo, l'hangar per gli aerei dei piloti all'interno della scuola di volo, e poi tutte le strutture non funzionali alla scuola di volo, ma alla vita dei piloti, fatte fuori. Certo. Recuperando del territorio disastrato. Quindi il progetto avrebbe avuto moltissimo senso, ovviamente tenendo conto della compatibilità della scuola di volo con i voli commerciali. Certo. Ci tengo a dire che un'altra cosa che noi abbiamo detto è che noi avevamo chiesto una valutazione indipendente del carico dei voli che erano compatibili con la scuola di volo, perché che sono compatibili ce l'ha detto chi deve costruire la scuola, certo. ma ce l'ha detto il diretto interessato, mentre quando si fanno queste valutazioni si chiede a qualcun altro. Allora, sono due cose che le chiede: avete appoggiato il cambiamento e il rinnovamento dell'Umbria, un rinnovamento che si deve realizzare anche dicendo che in campagna elettorale, me lo ricordo perfettamente, la candidata a presidenza della giunta regionale dell'Umbria, l'onorevole Tesei, aveva detto che puntava sull'aeroporto. Ci sono studi che attestano che l'aeroporto diventa strategico e economicamente sostenibile, quindi porta turismo, porta introiti. E poi che fine ha fatto? Vogliamo tutti sapere che fine hanno fatto i soldi pubblici, 500.000 euro. 250.000 sono stati restituiti dei 250.000. Le altre 250.000, che fine hanno fatto? Lo chiediamo alle autorità competenti, c'è un nuovo procuratore che può essere sollecitato anche a capire come mai che la Corte dei Conti è molto attiva, e giustamente che lo sia, per 30.000 euro di mascherine, mi sembra, giustamente lo deve fare, controllare, però ci sfugge il fatto che non se ne parli di queste situazioni qua, e chi l'ha volute in un
di solito vale la competenza e la capacità e anche i risultati che si portano. Di fronte a un fallimento bisogna prendere atto dei fallimenti anche di chi aveva sollecitato dei controlli, di chi aveva detto attenzione, non cerchiamo di essere più cauti possibili. Beh, la cittadinanza umbra vuole sapere che fine hanno fatto quei 250.000 euro, che sono soldi, certo, che potrebbero essere utili per investire proprio nell'aeroporto. Ma vogliamo, certo, saperlo. Certo. Poi, allora, lei ha detto, ci ha detto un'altra cosa, ci ha fatto sapere una primizia, l'incompatibilità che c'è con il presidente, l'attuale presidente della SASE, dottor Cesaretti, e è stato nominato, quindi deve dare in qualche modo le dimissioni. Certo, avrebbe dovuto darle prima di essere nominato. Ma come si spiega, lei che è una politica navigata e che conosce bene certi antefatti, come si spiega il fatto che si preannuncia in pompa magna una firma e poi si torna indietro? Che ci sia un nuovo procuratore molto più, ci sia un nuovo procuratore può essere un disincentivo, perché si annuncia una cosa e poi ci si ritira? Cioè, io voglio capire cosa è successo nel frattempo. Questo sarebbe molto interessante che lei lo chiedesse all'ENAC. Cioè. E che chiedesse anche di avere il documento, il protocollo d'intesa che dicono di aver firmato, ma che non si trova da nessuna parte. Ecco, quindi queste, siccome il comunicato della SASE oggi dice che non è stato firmato il contratto per punti di non accordo con ENAC, che sono dovuti a ENAC, questa è un'ottima domanda da fare a ENAC e io le chiedo di andare di intervistare qualcuno di ENAC che ci spiega la vicenda. Bene, sarà fatto, è un ottimo spunto e chiaramente per chiedete anche la volontà, chiedete anche alla giunta regionale che avete appoggiato alle elezioni di essere chiara per quella che attiene il rilancio dell'Umbria sia come infrastrutture sia ferroviarie, aeree, ma anche il raddoppio, per esempio, che era stato finanziato, che era stato progettato, il raddoppio della Spoleto Terni, che ferroviario mi intendo, che farebbe arrivare, faccio un esempio, da Perugia a Roma in circa mezz'ora in meno. Lei, certo. Noi quindi abbiamo chiesto anche che sarebbe estremamente importante per quanto riguarda il passaggio dei Frecciarossa da Roma a Terni, Perugia, Milano, Torino e altre destinazioni. Quindi è un'opera strategica, però le operazioni strategiche vanno costruite con un gioco di squadra, con la regione, i parlamentari, i sindaci. Ecco, io credo che l'Umbria debba veramente imparare a giocare meglio di squadra da questo punto di vista per le sue infrastrutture, perché la mancanza di questo gioco di squadra spiega il risultato gramo, perché i treni sono il servizio dei treni è scadente e anche le dichiarazioni che ha fatto l'assessore sulla velocità, sul collegamento Spoleto Firenze in 2 ore e mezza, ma va a 70 km orari il treno, 74 km orari, cioè in un'epoca di Frecciarossa, parlare di 2 ore e mezza tra Spoleto e Firenze è un no senso, cioè treni veloci, sono treni veloci rispetto alla lentezza ottocentesca alla quale noi andiamo. Certo. Lei è un'esperta di fondi europei, molto spesso la Regione Umbria li perde. Ecco, qual è la vostra proposta proprio del suo movimento politico Blu Libera Bella Umbria?
Io sono stata in Parlamento 2 anni e mezzo nella Commissione della Politica dell'Unione Europea e mi sono battuta perché il problema di non spendere i fondi europei è comunque un problema italiano con diverse, perché la media italiana comunque non è brillante. Quella umbra è veramente disastrosa. E allora, al di là di spingere la regione a lavorare meglio, perché è una questione di lavorare meglio e anche di essere bravi a cofinanziare e quindi di avere un progetto per cofinanziare, però oggi la grande novità è che innanzitutto ci saranno, a causa del Covid, ci saranno molte più risorse che arrivano dall'Europa e la seconda cosa è che le risorse arrivano anche direttamente alle città. Vorrei fare 2 esempi. Modena, che ha ricevuto dall'Unione Europea negli ultimi 5 anni 20 milioni di euro. E Napoli, che è la prima città italiana, nel 2019 è stata la prima città italiana per avere ricevuto fondi europei e ha avuto in fondi il 169% del budget che si era dato. Ecco, partendo da questo, nei comuni, per esempio come Perugia, è importantissimo che si creino degli uffici che lavorino su questo, perché la prospettiva di portare risorse è una prospettiva molto concreta. Poi naturalmente le risorse, per portare risorse bisogna avere progetti importanti, ma si attivano risorse che mettono in moto l'economia per fare progetti che mettono in moto l'economia. Ci immaginiamo che potenziale di sviluppo ci può essere? Certo. Ecco, quindi noi stiamo lavorando proprio per far costituire questi uffici con esperti che facciano la differenza. Perché dobbiamo mettere persone capaci, perché in Europa si ottengono risultati se c'è competenza, se si parlano le lingue. Quindi c'è bisogno che il sistema faccia un salto di competenza, ma questa è una prospettiva entusiasmante. Crescere in competenza è un bellissimo messaggio per tutti, è motivante. Senta, una domanda che ci fanno spesso i lettori. Si percepisce il cambiamento? A ottobre 2019 è cambiata la giunta regionale. I lettori ci dicono, si percepisce il cambiamento e come se si percepisce? Quali sono i motivi per cui si percepisce questo grande cambiamento che era auspicato dai tanti umbri che l'hanno sostenuto? Ma io credo che la giunta ha avuto 2 momenti di difficoltà molto grandi da affrontare. Uno è il bilancio e il secondo è il coronavirus. Quindi credo che ancora il grande segnale di discontinuità che tutti noi stavamo aspettando non sia stato dato, anche se l'emergenza coronavirus è stata gestita bene, ce lo dobbiamo dire, che la nostra regione ha avuto veramente una situazione ideale. Quindi la nostra sollecitazione è a dare più segnali di discontinuità e il segnale di discontinuità principe da dare è sulla gestione delle infrastrutture. Cioè le infrastrutture sono un nodo nevralgico prima che fisico, culturale, perché l'isolamento è un approccio alla dimensione regionale che non ha, forse aveva senso nell'Ottocento, ma già nel Novecento non aveva più senso, nel 2000 è un continuare a mantenere questa mentalità isolata e isolante è un suicidio. Significa che non solo rimaniamo isolati, ma si rimarrà anche in pochi, perché molte persone vanno via, non so se hai visto i dati, l'Umbria ha perso popolazione, è proprio calata la popolazione, perché le persone vanno via. Certo.
In ultima analisi, quindi rilanciare l'Umbria all'aeroporto strategico. Abbiamo visto quando sono portate le destinazioni, era sempre pieno di passeggeri. Mi ricordo, sì, allora da Copenaghen, mi ricordo da Copenaghen fu un danese a portare sempre pieno, Monaco sempre pieno, Brindisi sempre pieno, Catania sempre pieno, Trapani sempre pieno. Ora c'è Palermo, come ha detto lei, perché c'è il rilancio della regione Sicilia che punta tutto sul turismo, cosa che deve fare, come ha promesso la nuova presidente del Consiglio, della Giunta regionale dell'Umbria, puntare sull'aeroporto, perché ne può trarne vantaggio tutto. Non solo gli studi ce lo dicono, studi regionali a cui ha messo un nuovo commissario nella persona del dottor Campi. Che fanno questi, che hanno rilevato, e io lo sottolineo perché chiunque, se qualcuno non lo sapesse, hanno rilevato che sono strategici le infrastrutture, come aveva detto lei, le infrastrutture ferroviarie e soprattutto quella aeroportuale, che Certo. possono essere strategiche per far ritornare, togliere dall'isolamento e portare turismo in entrata e in uscita, perché va bene lo stesso. Noi abbiamo le bellezze dell'Umbria, abbiamo la cultura, abbiamo tutti i requisiti per poter attrarre i capitali e si attraggono anche i capitali, perché io sono a conoscenza con un'imprenditrice russo-giapponese, voleva portare degli investimenti qua, ma non c'erano collegamenti e ha detto Ma e ha dovuto rilanciare. noi perdiamo opportunità tutti i giorni per questo motivo. Aziende che non si localizzano, aziende umbre che si fondono con aziende del nord e magari le aziende del nord sono più piccole, ma siccome sono all'interno di un sistema di infrastrutture, la sede centrale viene fatta al nord. Tutti i giorni perdiamo opportunità per questo. Perdiamo studenti perché gli studenti... Ovviamente oggi non è come una volta che c'era solo l'Università di Perugia, per quanto brillanti, ci sono università dappertutto e quindi gli studenti per decidere dove andare scelgono anche la comodità del raggiungimento. Quindi noi ogni giorno per questa situazione perdiamo opportunità. Per questo è la madre di tutte le battaglie, la raggiungibilità della nostra regione, unita a un piano di sviluppo. Di marketing territoriale, perché oggi le infrastrutture basta che hanno tutti, quindi mettere le infrastrutture ci metterebbe al pari degli altri territori, perché adesso la Calabria è collegata, la Basilicata ha 3 passaggi di Freccia Rossa, quindi ci metterebbe al pari. E poi è importante un'opera contemporanea di promozione territoriale. Anche perché, come ricordava, se è vero quello che ha detto perfettamente lei, è anche altrettanto vero che da 5 anni a questa parte, tra gli atenei che con 20.000 iscritti, Perugia è sempre prima. E se fosse più facile raggiungere, addirittura noi di Agenzia Stampa Italia, con il mio esperto, avevamo fatto, dottor Cenusa, avevamo fatto uno studio. Che partiva di un Freccia Bianca che partiva dalla Calabria e arrivava al nord, passando per Perugia, per Napoli e cercando di ovviare l'isolamento che attualmente e soprattutto ci sono 4 università a Perugia, quella dell'arte, quella musicale, quella degli stranieri, che è la più nota in Italia, e una delle più famose, l'Università di Perugia, che è una delle. È la seconda per storia e per antichità. Io ringrazio l'onorevole perché ci ha detto che bisogna attrarre capitali, bisogna prendere i fondi europei, bisogna rilanciare l'Umbria da un punto di vista delle infrastrutture. Questo è un progetto. Dobbiamo Un aumentare il Frecciarossa, dobbiamo aumentare i voli. progetto. Ecco, aumentare i voli, aumentare i Frecciarossa. E anche i cittadini vogliono sapere dove sono stati, dove sono andati a finire quei 250 mila euro, che ora la SASE ne avrebbe bisogno per rilanciare una rotta, per esempio. Ma lo Esatto. vogliamo sapere. Siccome sono soldi pubblici, noi mi auguro che si attivino per farci sapere e conoscere che quella interrogazione fatta a suo tempo dal consigliere regionale Ricci ci dia delle risposte. Ringrazio veramente tanto la presidente del movimento politico Umbro Blu Libera Umbria Bella.
è un movimento molto attivo che si fa sentire, che ha idee, ha progetti, e per questo va ascoltato, e va ascoltato anche da chi gestisce queste realtà, perché quando non si hanno idee si accettano i consigli di quelli che sanno vedere in prospettiva le situazioni positive. E oggi abbiamo parlato di tante cose e che mi auguro siano utili per chi gestisce politicamente l'Umbria, per poter fare quel salto di qualità che ci permette una volta per tutto di togliere da questo isolamento che francamente è inaccettabile. È il nostro obiettivo. Grazie mille, buon lavoro. Grazie all'onorevole Galgano.